Guardati. Sto guardando, ma non serve. Lo sento. Cosa non serve? Cosa lo sento? Ma allora non vuoi proprio ascoltarmi? Non ho bisogno di farlo. So già dove vuoi arrivare. Non ho bisogno di guardarmi. Per sapere che assomiglia ad un uomo mongolfiera, sento. Sento pelle contro pelle e senti un umido che un po' ti brucia per lo sfregarsi. Come quando ti si toccano le cosce a stare con le gambe accavallate per troppo tempo. Il petto che mi tocca sulla pancia. Dopo devi restare. Ti assicuro, so già dove vuoi arrivare. Ci si dà da fare per lei. Ci si preoccupa. Sicura. E questo è ringraziamento. Vuoi proprio ascoltare? Ringraziamento, bello. Bello davvero. Mi stai proprio facendo diventare cicciona. Cosa vuoi dire? Voglio dire quello che ho detto. Mi sembra che tu stia parlando con la tua pianta, quella a cui ti ricordi di dare ogni tanto quel bicchiere d'acqua avanzata. Ma non durerà a lungo. Perché dici così? Anche il ricordo svanirà. Quale ricordo? Lo sai che non ti seguo. Il ricordo di quello che eravamo. Mi sento capace di fare qualcosa di grande, di dare un contributo. Tu sei sempre stata più forte di me, malgrado tutte le mie critiche. Non puoi capire, adesso io non devo essere forte per me. Adesso io devo essere un riferimento, devo essere un continente, devo essere il luogo sicuro, quello dove ti trovi bene anche al buio, perché sai come muoverti.